Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Quanto sto brevemente per dire non è prodotto dall'intelligenza artificiale. Infatti, se domandassimo a un applicativo di intelligenza artificiale di interpretare queste parole di Gesù, probabilmente entrerebbe in crisi, in quanto nel discorso comune che ascoltiamo là fuori, diverse parole che qui sono contenute sono falsate. In primo luogo la parola Apocalisse. Questo Vangelo, come anche la prima lettura che abbiamo ascoltato dal profeta Daniele, usa il linguaggio apocalittico. E nel uso comune, Apocalisse, lo sappiamo tutti, vuol dire catastrofe, calamità, disastro. Alcuni amano anche i romanzi o i film post-apocalittici ambientati in un futuro che è stato preceduto da calamità disastrose. L'intelligenza artificiale interpreta quello che è scritto e quello che è detto, no? Ma noi dobbiamo sapere, noi cristiani dobbiamo sapere che invece Apocalisse significa rivelazione. L'Apocalisse ci rivela. Il linguaggio apocalittico, che cosa ci rivela? Ci rivela il futuro. Il libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, è l'ultimo libro di tutta la Bibbia, certamente parla del futuro di quelli di 2000 anni fa. Cioè, parla anche dei 2000 anni che sono trascorsi e di quello che avverrà dopo, cioè del nostro futuro. E allora qui c'è un'altra parola che ci mette un po' in crisi e metteva in crisi anche i primi cristiani, perché Gesù dice: in verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Nell'uso comune la parola generazione sappiamo tutti cosa vuol dire, no? Gli scienziati vi diranno che dalla nostra prima progenitrice, la prima donna sapiens, chiamata anche Lucy, vissuta tra 150.000 e 200.000 anni fa, a oggi sono trascorse alcune migliaia di generazioni. Ma la generazione di cui parla Gesù non è questa generazione. Non è la boom generation o la Z generation o quello che sia di cui si parla e di cui si nutre l'intelligenza artificiale e anche l'intelligenza umana dei più. La generazione di cui parla Gesù non è questa generazione, ma la generazione di cui parla qui Gesù è la generazione dopo Cristo. Cioè, per noi cristiani esiste un mondo prima di Cristo e un mondo dopo Cristo. Esiste un tempo prima di Cristo
Ed esiste un tempo dopo Cristo, dopo che Cristo si è incarnato, è diventato uno di noi, dopo che Cristo è morto in croce ed è risorto dai morti e ci ha testimoniato che la morte non ha l'ultima parola. Ecco perché noi cristiani non abbiamo paura delle calamità, delle catastrofi, dei disastri, di quello che ci può succedere attorno. I pagani sì che hanno paura e devono avere paura, ma noi no. Se anche la Terra fosse colpita da un meteorite come quello che estinse i dinosauri, noi non dovremmo avere paura. Se anche piovesse dal cielo un missile termonucleare, noi non dovremmo avere paura. Probabilmente ci lasceremo la pelle, come tutti, però la lasceremo senza paura, perché sappiamo di appartenere a questa generazione che non passerà, la generazione di quelli che hanno abbracciato la fede in Cristo e che vivono senza paura della vita e senza paura della morte. Noi siamo la generazione post-apocalittica. L'Apocalisse ci rivela. L'Apocalisse significa rivelazione. Ci è stato rivelato l'amore di un Dio che è Padre. Ci è stato rivelato attraverso il sacrificio e la risurrezione del suo Figlio che celebriamo in questa Eucaristia. Non abbiamo paura perché abbiamo il dono divino dello Spirito Santo. E preghiamo la Madonna che questo dono rimanga saldo e operativo in tutti noi. Così sia. Amen. Se quanto hai ascoltato ti ha suscitato qualche buon proposito, affetto o ispirazione, moltiplica nell'efficacia. Tocca il pulsante di condivisione e inoltralo ad altri. E se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato anche ad altre mie omelie e meditazioni. Forse vorrai sapere chi sono e, se non l'hai già fatto, vorrai iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.